pacifica, tranquilla, allegra. Un proverbio che tra l'altro è citato qui dice: se ti rimane un dente solo, usalo per sorridere, non per mordere. Insomma, è un popolo mansueto, se non così non fosse sarebbe stato impossibile arrivare là con una bandiera, piantarla e dire mo poi qua comando io, no, sarebbe stato al di là di qualsiasi immaginazione. E noi abbiamo fatto, quando dico noi, dico ovviamente noi europei, abbiamo fatto delle bizzarrie che soltanto a raccontarle uno pensa ma siamo impazziti. Allora, voi avete, tutti hanno visto sull'Atlante geografico i confini dell'Africa, no? Che sono quasi tutti fatti con un righello, meno che non ci stiano delle montagne, ma se no sono fatti con un righello, perché gli europei si sono divisi, sono i territori africani. Tra l'altro anche con qualche difficoltà, perché ogni tanto con righello si tracciava una linea che andava da una montagna a un albero, un baobab, cioè era come, che per quanto siano alberi straordinariamente longevi, prima o poi muoiono, per cui non c'è più il riferimento del confine. Ma detto questo, avrete notato che qualcuno magari ci ha fatto caso, è una cosa che è obbligatorio notare, ma il confine tra la Tanzania e il Kenya è una riga dritta che gira intorno al Kilimangiaro. Quando arriva al Kilimangiaro fa nict e poi continua dritta da quell'altra parte. Però tutto questo perché? Perché nel Kenya, il Kenya era inglese, per cui c'era la regina Vittoria. La Tanzania era tedesca, c'era il Kaiser. Ora mo la Vittoria e il Kaiser erano cugini. Il giorno del compleanno del Kaiser, la regina Vittoria gli ha regalato il Kilimangiaro. Gli ha regalato, non gliel'ha potuto incartare perché era grosso, dice no, non te lo incarto, il fiocco non lo faccia. Ma gli ha regalato il Kilimangiaro, come se mia moglie al mio compleanno mi regalasse la Puglia. No, dice no, oh, vieni della Puglia.